Ciao a tutti e eccomi qua, come promesso nel video scorso, comunque preannunciato nel video scorso, sono piena di cose perché voglio fare il video haul, ma è un try on haul di abbigliamento e anche scarpe di un sito che ho scoperto su Instagram ed è un sito di cui non ho visto video italiani e pochi anche stranieri. E quindi ve lo voglio far conoscere anche a voi, anche se vi voglio un po' dire anche qualcosa di negativo che ho notato. E inizio subito col dirvi che le cosine che vedrete sono tutte cose molto economiche, poi faccio vedere anche un insieme, diciamo, del video, un video del video, della pagina, insomma, comunque del sito. Sono cose molto economiche, a parte le scarpe sono quelle cose che forse costano un po' di più, ma perché ci sono anche le Buffalo, per esempio, e quelle costano, ma ci sono delle spese di spedizione un po' elevate. Ora io non ho più trovato l'ordine che avevo fatto, il dettaglio, quindi mi ricordo un po' così a mente, ma erano comunque sicuramente 20 euro di spese, se non qualcosa di più. E quindi io ho ordinato tante cose anche per questo motivo, per ammortizzare un po' queste spese di spedizione, e il tutto comunque arriva dall'Olanda. E quindi niente, vi faccio vedere innanzitutto di che sito si tratta. La ragazza di cui vi parlo è questa, è Niané, che praticamente, come vedete, posta foto con delle parrucche bellissime, fantastiche, e soprattutto ha questo, diciamo, stile molto colorato, a volte un pochino più serio, total black, o comunque sui toni molto più neutri, ma altrimenti è veramente molto molto colorata, soprattutto anche nei make-up. E quindi questa ragazza a me ha attirato tantissimo quando l'ho scoperta, proprio perché ha uno stile in cui io mi ci ritrovo molto e che piacerebbe anche a me poter sfoggiare, ma non ho le possibilità economiche, non ho neanche tempo e modo, insomma, di poter fare questa cosa come lavoro, diciamo. Insomma, guardando questo suo profilo Instagram ho scoperto questo link che ci porta a questo suo negozio online, che è il suo thrift shop, come vedete qui, thrift shop, in cui c'è il mondo. Ci sono anche delle cosine nuove che non c'erano al momento in cui io ho ordinato, però per esempio questa gonnellina costa 25 euro, questa magliettina 24,95 euro. Ci sono cose veramente molto molto economiche, per esempio la t-shirt di Hello Kitty 18 euro. E mi piace tantissimo tutto, anche perché sono le stesse cose che si vedono anche sul suo profilo Instagram, e quindi mi attiravano tantissimo. Poi ovviamente qua su avete la possibilità di scegliere in particolare, appunto, con i vari filtri, quello che vi può interessare maggiormente, e quindi andare molto più sul dettaglio. Ma io mi sono praticamente innamorata di questi colori, di questi. Allora, la sensazione che ho avuto un po' io scartando queste buste che contenevano tutta questa roba era che le cose fossero un po', non dico usate, però un qualcosa di più di semplicemente provate. Non lo so, allora, alcune cose non avevano tipo l'etichetta, no? Quella lì, tipo, sapete, no? Della composizione, del lavaggio, era tipo tagliata. E alcune non erano nemmeno nelle bustine. Io infatti ho lavato in modo quasi ossessivo tutto, e soprattutto le scarpe. E inizio proprio dalle scarpe, così non me ne dimentico. Allora, le scarpe sono queste, che possono ovviamente piacere e non piacere. A me ovviamente piacciono tantissimo,
E poi, anzi, alla fine di questo video vi lascio una clip di tutte le foto che ho fatto per Instagram con queste cose, quasi tutte. E così, insomma, vi faccio vedere un po' anche le mie foto. Se non mi seguite su Instagram, fatelo. E mi piacciono tantissimo. Mi piaceva soprattutto questo abbinamento del bianco con il rosa flow. Quando però ho ricevuto queste scarpe, sotto praticamente c'era tutta tipo sabbietta e questa sabbietta era un po' presente dentro tutta la scatola e anche nelle singole bustine che contenevano le scarpe, così come c'erano anche delle striscioline più scure qui, come se fossero appunto rovinate, perché però poi lavandole sono andate via. Io lì per lì non sapevo cosa fare, cioè se tenerle o buttarle. Perché a me le cose usate veramente danno molto fastidio, non ho mai comprato e mai comprerò qualcosa di usato e le ho lavate. Lavandole in modo abbastanza accurato, con un lavaggio molto molto lungo, devo dire che sono praticamente nuove, non sono rovinate per niente, quindi le ho tenute. Però insomma ho un po' faticato. Allora, queste scarpe sono morbidissime, comodissime, morbidissime. Mi piace tantissimo il dettaglio che hanno qui davanti con tutti questi cosine, no? Per infilare i lacci di metallo, mi piacciono tantissimo. E la marca è Naked Wolf. Però ecco, ho avuto questa sensazione. Una cosa poi che non vi farò vedere indossata, e vi dico subito il motivo, è la tuta, questa tuta. Allora, ho voluto prendere una tuta per casa e mi piace tanto. Allora, la tuta in questione è questa, di questo color verde militare, semplicissima, però mi è piaciuto il fatto che avesse questa parte superiore, simil crop, veramente arriva al punto vita. Una cosa che non vi ho detto di questo sito, e che anche questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, è che ci sono tutte XS e S, poche S, quasi tutte XS, e quindi per questo ho voluto acquistare, perché mi sono detta: ok, qui trovo sicuramente tutte cose che mi stanno bene, e sì e no. Comunque, questa tuta dovrebbe essere una XS, no, questa è una S, è molto carina perché ha appunto il sopra molto stretto, devo dire ha le spalle molto precise, con questo collettino un pochino alto e arriva giusto in vita, mentre la parte sotto è molto stretta qui nella parte del sedere e poi finisce in fondo veramente molto molto larga. La tuta mi piace moltissimo perché secondo me esalta tantissimo proprio la figura. L'unica pecca, e per cui non ve la faccio vedere indossata, è che il collo qui non è elastico, è molto stretto, per cui indossandola si distrugge non solo quel poco di sistemazione di capelli che ho fatto, ma anche tutto il trucco, perché praticamente è impossibile non strusciarsi tutto questo addosso. E quindi questa va messa prima di fare i capelli o comunque di truccarsi. Però la tuta è molto molto carina e molto comoda e anche calda. Detto questo, passiamo alle altre cose che vi farò vedere indossate. Iniziamo da questo body che dire che è carino è dire poco. Allora, anche questo è una S e infatti fosse stata una XS sarebbe stato meglio. Allora, il body è di quelli che si aprono e chiudono sotto, quindi questo è comodissimo. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è questa lavorazione in questo modo, perché lo rende troppo troppo elegante. Ha le maniche trasparenti. E ha il fiocchettino qui davanti, scende qui sulle spalle, poi insomma lo vedete indossato, mi piace veramente tantissimo e non potevo non prenderlo.
che mi ha attirata, e poi quando l'ho vista dal vivo mi è sembrata molto particolare e l'ho provata per la prima volta adesso qui per fare il close up e comunque per farvi il video, insomma, del capo indossato. È un po', diciamo, il tessuto di questo coso. Allora, ho preso questo set di magliettina e gonna. Allora, la magliettina in questione è questa, che è simil crop top, ma insomma non è proprio cortissima. Questa non so che taglia sia, ma probabilmente una S, perché non lo so, non è cortissima. Che ha, mi piaceva tantissimo, appunto. Allora, è semplice, l'unica cosa è che ha un bottoncino dietro e questo è positivo perché comunque questo un po' si allarga e si indossa e si toglie facilmente. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è la fantasia, perché è qualcosa di molto molto primaverile. E una cosa che particolare è la gonna. La gonna è il tessuto. Allora, non ha cuciture, nel senso, ha solo le cuciture laterali, mentre sotto è a taglio vivo, però è di un materiale un po' strano, tipo gomma piuma sembra, però indossato è piacevole, insomma non dà fastidio. E questa appunto è la gonnina, molto molto semplice, però appunto ecco, mi è piaciuta tantissimo proprio la fantasia e questi colori, non lo so, mi danno proprio un senso di primavera, di Parigi, mi è piaciuto tantissimo e comunque indossato non è male. Molto simile, è praticamente uguale fatto, sì, più o meno davanti e dietro, è molto elegante secondo me, perché ha anche la particolarità di avere appunto queste maniche un po' più importanti qui, tutte trasparenti, e mi piace tantissimo. Per quanto è molto semplice, perché non ha chissà cosa, però anche indossato fa la sua bella figura e mi piace veramente tantissimo. Particolare. Allora, purtroppo questo non ha le allacciature qui sotto, per cui è tutto un pezzo intero, il che lo rende molto molto scomodo. Però anche per fare delle foto, comunque se non si esce per tanto tempo, si può mettere. Mi è piaciuto tantissimo sia per il colore rosa fluo e sia ovviamente per il fatto che ha tutta questa cerniera qui davanti che lo rende secondo me sexissimo. Sì, questo mi è piaciuto subito tantissimo dalle foto che ho visto già su Instagram e niente, è piaciuto tanto. Quanto porterò, però qualche foto ce la faccio ogni tanto
e questa tutina, io non avevo delle tutine estive proprio tutte intere a pantaloncino, ma più che pantaloncino è proprio uno shorts. E mi piace tantissimo il fatto che ci sia scritto Playboy qui davanti, e mi piaceva molto anche il colore, questo rosino un po' tenue, delicato, mi piaceva tantissimo, e quindi l'ho voluta prendere proprio perché non ce l'avevo mai avuta. E anche dalle foto, anche questa mi piaceva tantissimo, perché ho pensato anche io di farci ovviamente delle foto. Ha questa allacciatura con questi bottoncini davanti, che si può lasciare aperta quanto si vuole, e quindi secondo me anche questo è comunque un qualcosa di particolare. Infatti, queste cosine, anche quelle un pochino più particolari, sono carine da prendere perché permettono di fare magari delle foto un po' diverse senza spendere chissà quanti soldi, e avere quindi qualcosa comunque di particolare che rende, impreziosisce i nostri abiti. E secondo me è un sito carino, anche se appunto vi ripeto, ho avuto questa sensazione che le cose non fossero totalmente nuove. Andiamo avanti. Poi ho preso, sempre per stare in casa ma anche per allenarmi, questi leggings, anche questi con la scritta Playboy, che secondo me però tra un pochino si rovinerà tutta, però vabbè, finché dura, che hanno semplicemente queste strisce verdi gialle fluo avanti e dietro. Sono a vita, come vedrete anche dal video, a vita non alta, ma di più, per cui questi preferisco arrotolarli almeno due volte. E a questo ci ho praticamente abbinato sia questa magliettina che mi si è tutta sporcata con il fondo tinta, fucking immortal, tutta nera, che mi piaceva tantissimo quando l'ho vista sul sito, ovviamente, e corta, e quindi niente, la trovo sexissima. Nella sua semplicità la trovo molto molto sexy. E in aggiunta anche ai leggings ho aggiunto questo crop top semplicissimo a costine giallo, un pochino più smorto però rispetto al fluo, che ha la allacciatura insomma dietro al collo. Che mi è piaciuta tantissimo è sempre questa magliettina crop super estiva,
a costine semplicissima, ma la cosa che mi è piaciuta tantissimo è l'insieme di tutti questi colori pastello, veramente troppo troppo carini, e non ho potuto fare a meno di prenderla. Che mi hanno regalato a Natale, purtroppo è una S, fosse stata una XS sarebbe stata sicuramente migliore, è questa magliettina nera di Danny Rose, che ha le maniche arricciate, quindi si possono anche un pochino tirare su perché sono veramente molto lunghe, e arricciata anche davanti, e che ha la particolarità di essere aperta qui proprio sul davanti, qui su tutta la linea del seno, e quindi questa la dovrebbe rendere molto molto sexy. Fosse stata una XS sarebbe stata meglio, perché sarebbe stata comunque anche un pochino più corta, la trovo un po' troppo lunga, e però diciamo nel complesso è carina. Solo per fare delle foto, che è crop e è una S, ma anche fosse stata una XS credo sarebbe cambiato veramente pochissimo, che è large ma oversize, insomma molto oversize, che nell'intenzione dovrebbe essere molto sexy, ma in realtà è importabile perché, come vedete anche dal video, dalla clip, cade ovunque, quindi anche con qualcosa sotto è comunque immettibile. E mi dispiace, lo userò solamente per fare delle foto, per quelle sì, secondo me è tanto carino. Quindi la si può proprio tenere su tranquillamente anche tutto il giorno al lavoro, per esempio, che non dà fastidio, ed è carina perché ha questa fantasia che la rende comunque seria, no? Ha i bottoncini tutti belli lucenti, e niente, anche questa mi è piaciuta tantissimo perché nella sua semplicità arricchisce comunque anche tipo un paio di jeans o un paio di leggings neri semplici, e la rende più tutto più elegante, no? Thank you.
questo acquisto di questa specie di camicetta giacca color lilla, è un colore questo fantastico, e quelle due o tre volte che l'ho portato ho ricevuto tantissimi complimenti proprio per il colore. La arriccio qui sulle maniche perché sono troppo lunghe, e come vedete appunto dal video, questa è carinissima, però se portata in vita con una cinta, è top, è veramente carina, senza, no, è totalmente informe. Invece super è stato questo giacchino, che è veramente molto caldo, morbido, ma soprattutto è fantastico il colore, è simile velluto ma di questo blu che in inverno secondo me ci sta bene, perché tendiamo ad avere semplicemente sempre cose bianche, nere, marroni, quindi un po' di colore ci sta bene. La cosa che mi è piaciuta è che fosse corto rispetto a mai tanti altri giacchini lunghi che ho, e che ha un elastico qui regolabile ai lati che permette appunto di magari tirarlo e farlo stare un pochino anche più corto. E niente, questo è stato veramente un super acquisto, non credevo tenesse caldo, invece tiene caldissimo, comunque lo vedete bene appunto indossato. Sono tante cose, e qualcuna un po' carina, qualcuna un po' meno, insomma qualcuna mi ha delusa, ma in generale io spero di avervi fatto conoscere un sito dove possiate trovare qualcosa magari di particolare per fare anche solamente delle semplici foto magari un po' diverse dal solito, e di avervi fatto passare appunto questi 20 minuti, non so quanto durerà il video, insomma, di spensieratezza. Io vi ricordo poi adesso che alla fine di questo video vi farò vedere anche le foto che ho caricato su Instagram con tutte queste cosine, più o meno tutte, e quindi vi ricordo di iscrivervi al mio canale, ma anche di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e trovate il link sotto. E noi ci vediamo al prossimo video, io spero che la qualità sia veramente migliore rispetto agli altri video che ho fatto e che vi piaccia. E niente, al prossimo video, ciao!